Eccoci qua, buonasera a tutti. Siamo con Luisa Colombo, che sarà la nuova presentatrice, insomma, della nuova rubrica Profumo di Carta. Questa è una collaborazione che nasce con il gruppo Facebook, di cui Luisa è un'amministratrice, e magari se vuole spendere due parole relativamente a questo gruppo, a questa attività, che è un gruppo molto numeroso su Facebook, che cioè, promuove tanti libri. Sì, allora ciao Giuseppe, buonasera a tutti. Io ho fondato questo gruppo un paio di anni fa, 3 anni fa circa, proprio per dare la possibilità agli autori emergenti come me di promozionare, di promuovere appunto le loro opere, i loro lavori. All'inizio, sì, vabbè, all'inizio abbiamo avuto tantissime iscrizioni, c'è stato proprio come tutte le cose del resto. Adesso si è un po' così, si è un po', non dico fermato, ma bisogna appunto cercare di stimolarlo, ecco perché questa nuova rubrica, anche con interviste online, sarà molto importante anche per la crescita del mio gruppo Profumo di Carta, dove, attenzione, non è un gruppo dove si può spammare, però è un gruppo dove si consigliano soprattutto le opere degli scrittori emergenti, si possono postare le recensioni, però lo spam, diciamo, dedicato al proprio libro è proibito. Sentito solo la domenica, anche perché sennò diventerebbe un contenitore di pubblicità e questo io non lo volevo. All'inizio abbiamo fatto anche interviste online, dopo, perché poi si è aggiunta anche un'altra persona che mi ha affiancato, poi però insomma è un po' andato in crisi, diciamo così, e quindi adesso vorrei riprenderlo in mano e farlo rivivere un po' anche attraverso queste interviste. Vabbè, volevo chiarire un passaggio, che comunque la rubrica Profumo di Carta, insomma, è quasi autonoma, nel senso che comunque si appoggia al nostro canale, ma comunque le richieste poi saranno rivolte a Luisa, e quindi chiunque vuole, insomma, partecipare, insomma, a un'intervista, a una chiacchierata, poi lasceremo in descrizione una mail per contattare Luisa. Sì, E da certo. come ho compreso è un tipo di rubrica che comunque agisce con la lettura del libro, insomma, no? Sì, più che altro quando tu leggi un libro e ti è piaciuto, vuoi fare una recensione o anche senza fare una recensione, una segnalazione di questo libro in modo tale che si porta a conoscenza di tutti gli iscritti di questa nuova opera. È proprio un modo di promuovere i libri degli altri, però poi vabbè, poi c'è la domenica dove si può promuovere anche il proprio. Va bene, allora un grande in bocca al lupo per questa bellissima rubrica. E io esco Proviamo, e presentiamo poi, dopo la mia uscita, il nostro autore misterioso. vai. Misterioso. Eccoci qui, benvenuto Andrea. Ciao Come Luisa, stai? grazie per l'invito e grazie a tutti coloro che ci stanno guardando. Sto bene, tutto a posto, tutto bene, sempre in Bene. movimento come al solito e Sei quindi eccoci qua. sempre in attività, come me, siamo iperattivi. Beh, io Sì, ti il bello è ringrazio. quello. Anzi, grazie per questa prima opportunità che mi dai in questo tuo nuovo programma, che ti auguro in grande in bocca al lupo, che lo meriti veramente. Grazie, sei molto gentile. Io ringrazio te per aver accettato questo invito perché tu sei uno scrittore importante, non sei certo un esordiente, quindi insomma mi ha fatto molto piacere averti proprio come primo autore in questa nuova rubrica. Allora, la più bella estate della mia vita. Allora, io il tuo libro l'ho letteralmente divorato, nel senso che non riuscivo a smettere, quindi mi è piaciuto tantissimo. È un racconto, sebbene sia un racconto drammatico, è descritto con molta semplicità e ti tiene incollato alle pagine, almeno per me è stato così. L'amore per la vita, l'amore oltre la vita, è una vicenda che fa riflettere molto. Allora, adesso ti passo la parola così ti presenti e ci parli un po' del tuo romanzo. Sì, mi presento in brevemente, poi dopo sì, arrivo a parlare del mio romanzo. Per chi non mi conoscesse, sono Andrea Sevini, classe 1979 e vivo in un paese della provincia di Ancona. Dal 2012 sono sposato con mia moglie Adele, che definisco la mia musa ispiratrice, che la saluto tanto, visto che ci sta guardando anche lei, che visto che è sempre presente in ogni cosa dove posso e dove riesce,
quindi non posso che esserne fiero. E ho la passione per la scrittura da lontano 1990. Avevo un pensiero nella testa, è diventata la mia prima poesia. E nel tempo ho scritto tantissime poesie, finché non sono entrato a fare parte dal 98 fino al 2003 come tastierista e autore di testi in un gruppo musicale, dove abbiamo insieme inciso anche 3 CD. E dopodiché ho iniziato a scrivere qualche racconto fino ad arrivare al 2010, quando ho pubblicato il mio primo libro, una silogia appunto di poesie. Non contento di tutto ciò, mi sono buttato poi con il tempo a scrivere anche romanzi. E da allora ne ho scritti fino adesso 10. E questo che vi presento questa sera, appunto, La più bella estate della mia vita, il mio decimo romanzo, edito dalle Mezzelane Casa Editrice, ed Da è questo qua. vedere, Lo faccio vedere. bellissima la cover perché dà proprio l'idea del romanzo e si vede poco, forse non si vedrà bene dalla cover, ma si vede proprio lo scoglio da cui Tobia si buttava nelle acque cristalline di Favignana. Esatto, e in questo romanzo racconto sì, appunto una storia che ho iniziato a scrivere prima ancora di debuttare con i romanzi nel 2007, grazie al fratello di un amico mio col gruppo musicale appunto con cui suonavo, che mi ha detto perché non descrivi la storia di mio fratello? Lui me ne ha parlato, solo che qualche mese dopo purtroppo l'ho archiviata e l'ho ripresa in mano nel 2020. Su un giornalista che mi ha fatto una volta una domanda, mi ha detto, hai mai pensato di scrivere una storia vera? Mi sono ricordato di questo libro, l'ho rispolverato, ho ricontattato il mio amico ed eccolo qua. Al lavoro finito, e questo qui è il risultato. E questo libro, appunto, vorrei sapere di cosa parla, racconta delle avventure, appunto, di come hai annunciato tu, Tobia, il protagonista principale, un ragazzo di 15 anni che vive a Pistoia con i suoi genitori, ma tutte le estati va a Favignana, nella casa dei nonni, dove lì lui ama molto il mare, ama volare come i gabbiani, infatti spalanca le braccia cercando di imitare loro e pensa di volare, finché un giorno scopre la passione per i tuffi. Da prima inizia dai scogli più bassi fino ad arrivare a quelli più alti. Purtroppo, durante uno di questi tuffi proprio qualcosa va storto, e da lì si scoprirà poi nel tempo che è l'inizio di una malattia che poi nel tempo lo porterà sempre di più a peggiorare. A Non quel punto, mamma mia, spoileriamo, Andrea. costretta. No, infatti, mi Spoiler. fermo fino a un certo punto senza dire tanto. E dopo che la famiglia è costretta a cercare le cure per questa soluzione. Finché iniziano a girare l'Italia e quando sembreranno averla trovata, lui non si darà mai per vinto, Tobia. Nonostante questo problema, sogna di ritornare a Favignana. Ci ritornerà dove conoscerà Margherita, che diventerà poi la sua fidanzata. E nel frattempo si descrive il passato di Tobia, quello che ha vissuto, finché appunto, come abbiamo detto, si ricollega con Favignana, dove conosce appunto Margherita, che diventa l'amore della sua vita. Finché un giorno il destino gli metterà una prova molto più dura, che entrò qui in svelo. Perché se uno vuole sapere Basta, come va a finire, deve per forza leggere il libro. basta, hai già detto anche Mi troppo. fermo qui. Ascolta, Andrea, tu hai scritto una storia vera. Che difficoltà hai incontrato? Perché un conto, un romanzo che nasce così dalla tua fantasia, è sempre difficile per l'amor del cielo, perché non è facile scrivere un romanzo. Ma partendo da una storia vera, quale difficoltà hai incontrato a scriverlo? Le difficoltà principali proprio sono più che altro a collegare tutti gli eventi che si sono svolti, perché ce n'erano tantissimi. Io li ho riportati tutti, quelli che mi ha detto. Dopo, ovviamente, prima di mandarlo alla casa editrice a fare i dettagli è stata una cosa un po' più tosta, anche perché alcune cose che ho scritto, poi dopo la famiglia, quando ho letto anche il libro finito, mi ha detto alcune cose sarebbe meglio toglierle e le ho dovute togliere. Poi, dopodiché, una volta tolte, l'ho mandate a questo punto alla casa editrice. E quindi è stato un po' quello. Infatti, anche un'altra difficoltà è stato anche i nomi, perché io all'inizio ho messo tutti i nomi veri, dopo la casa editrice mi hanno detto che non si potevano mettere, sono stati tolti, modificati tutti, finché non ci ho avuto l'ok della famiglia. A quel punto io ho ricontattato la famiglia, mi hanno detto sì, mettiamoli perché ci fa piacere, e a quel punto ha toccato di fare tutto il lavoro e mettere di nuovo i nomi. Quindi le difficoltà forse quelli, a togliere i nomi, di metterli. Non tanto per me, ma per la mia editor Elena Lungini e Maria Grazia Beltrami che lo hanno editato, quindi più che altro per loro. Immagino, certo. Quindi è Ascolta, stato un lavoro Tobia. molto sofferto e molto, diciamo, un po', tra virgolette, diciamo, travagliato per loro. E per me anche stare dietro a tutto, però alla fine ci siamo riusciti, eccolo qua. Direi che ci sia riuscito bene perché comunque è un romanzo veramente scorrevole, scritto molto bene, quindi ti faccio i miei complimenti Sì, perché quando un grazie. romanzo si legge così che non riesci a smettere, non riesci a staccarsi, insomma, non succede sempre. Allora, E no, Tobia, ma infatti, l'ho dici. voluto fare semplice apposta perché può essere accessibile a tutte le età, partendo dai 14-15 anni, più o meno l'età del protagonista, fino a un pubblico adulto, quindi può Esatto. leggerlo chiunque. E Puoi poi, leggerlo vi metto a dire, chiunque. questo libro ha anche la prefazione di Roberto Vecchioni. Sì, infatti diciamolo, anche perché
Era una domanda che ti volevo fare dopo, adesso che sei agganciato te la faccio adesso. Allora, tu oltre che scrittore sei anche musicista, sei stato nel gruppo I Magnifici 5 come tastierista e paroliere. Che Esatto. esperienza è stata? O lo è ancora? Non so se ancora Il gruppo purtroppo si è è diviso, ancora. come ti ho detto, nel 2003, però in quegli anni che ho suonato insieme a loro è stata una bellissima esperienza. Abbiamo girato molti locali, vari posti, non solo della regione, ma anche alcuni posti d'Italia. Ho conosciuto tanta gente e da lì mi sono un po' formato. E c'è soprattutto Diego, il batterista e autore delle musiche, che lui mi diceva sempre: te scrivi perché i tuoi scritti mi piacciono, continuo a scrivere, nonostante tutto, qualcuno ogni tanto mi dà, ma io sono sempre andato avanti, me ne sono sempre fregato. Ai inizi sì, ammetto che ci rimanevo male, però grazie ai suoi consigli sono sempre andato avanti. Poi lui un giorno purtroppo si è ammalato e nel 2006 mi ha lasciato per sempre, però qualche tempo prima mi ha imparato anche a musicare, a fare i mix per i CD, arrangiamenti, e quindi non posso che ringraziarlo tanto per quello che ha fatto, perché per me è stato un punto di fondamentale importanza. Nella E tua proprio una vita. settimana prima che ci andassi, mi ha detto: vedrai che prima o poi troverai qualcuno che legge i tuoi scritti, le tue poesie, perché piacciono veramente. Detto fatto, qualche mese dopo ho conosciuto Giancarlo Guardabassi di Audio Automarket, e da lì mi si è aperto il mondo. Ti si è aperto il mondo, certo. Allora, torniamo un attimo a Tobia. Allora, Tobia è un ragazzo pieno di vita, che ama il mare e che ama veder volare i gabbiani. Infatti, nel momento in cui si butta sotto gli occhi terrorizzati dei genitori, grida: voglio volare, sto volando, sto volando. Parafrasando Gaber, che cos'è per te la libertà? È il volo di un Per gabbiano o è qualcosa di più? me la libertà, oltre a un volo di gabbiano, come nel caso di Tobia, che vuole essere libero proprio di volare, come infatti si vede dal disegno, cioè proprio se si vede un gabbiano, che appunto quello che voleva imitare Tobia, e tra cui anche la scogliera. Per me la libertà è dare sfogo alle proprie emozioni, sentimenti, di quello che uno prova dentro in quel momento. Quindi una cosa che non deve essere istantanea, ma deve durare per sempre, perché tutti dobbiamo avere libertà, può essere libertà la parola, libertà di pensiero, tante, ci sono tanti tipi di libertà, quindi non possiamo toglierne una. È una cosa di fondamentale importanza che riguarda tutti. E Però ci sono anche dei per me è un limiti. esterno di quello che, come ti ho detto, di emozioni e sentimenti. Però ci sono anche dei limiti perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro. Quindi Gaber diceva libertà è partecipazione. Che cosa ne pensi di questo? Su quello sì, infatti ci sei arrivato poi, perché tanto dopo sì, a tutto c'è un limite oltre il quale non si può andare, quello sì, appunto, partecipazione, bella dopo coinvolge in questo caso anche, come faceva lui, la gente, in questo caso la massa, e io con questo libro apposta voglio coinvolgere quanta più gente possibile, come ho fatto già con i precedenti, perché tutti si possono ritrovare nei protagonisti che descrivo, nelle storie che descrivo, perché sono storie che riguardano la vita di tutti i giorni. Certo, la libertà è una cosa molto importante, però credo che nella nostra società attuale forse non sia proprio intesa in questo modo, libertà come partecipazione, libertà lasciando il rispetto agli altri, rispetto degli altri. Credo che non stiamo andando in questa direzione. Cosa ne pensi? Purtroppo no, perché se ci guardiamo attorno con tutto quello che succede nel mondo, purtroppo la libertà lì non c'è. Tante cose ce le stanno non solo a noi, anche se non ci guarda direttamente, però ce le stanno legando anche a noi per colpa d'altri. Ce le stanno negando, certo, però siamo anche noi che o ce ne prendiamo troppa di libertà anche quando non dovremmo prendercela e poi si arriva a quello che vediamo ogni giorno, no? Cioè la mancanza di libertà poi porta a determinate problematiche che sono attuali nella nostra società. Va bene, stiamo adesso un po' sconfinando, ma comunque nelle interviste è bello parlare anche non solo del libro, ma ci riagganciamo comunque al discorso della libertà, proprio perché Tobia, ama la libertà e chi non la ama, no? Anch'io amo la libertà, vorrei Sì, essere infatti, libero. tutti l'amiamo. Il sogno di chiunque è essere libero e stare anche libero. Tante cose che vengono dal passato, anche quando un popolo soggettava un altro, anche lì è privare di una libertà. Certo. Senti, la tua passione per la musica ha influito molto sulla tua vita di scrittore, sulla tua formazione di scrittore? Sì, perché tanto quando scrivo delle poesie, io pure stesso, alcune, come ho detto, non solo con il gruppo musicale prima, ma poi da solo ho iniziato anche a incidere, alcune canzoni che mi piacciono a me, tra l'altro, che quelle più belle, anni 60 e 70, quando ho scritto questo libro, pure quelle che piacevano anche alla famiglia, quindi la musica per me conta molto, anche perché fa parte pure della mia vita.
Quindi lo faccio fa ancora canzoni parte per ancora adesso, tempo. anche che il gruppo non ci sono più. Le canzoni che hai scelto nel libro sono tutte molto belle, tra l'altro anche a me piacciono moltissimo, ma appunto le hai concordate anche con la Sì, famiglia. d'accordo con la famiglia. Poi tante canzoni che mi hanno detto, tra l'altro, erano canzoni che piacevano anche Eh sì, certo. a me. Anche perché quella Quindi... musica per me è la più bella, non questa di oggi che purtroppo ascoltiamo, che non sa di nulla. A Hai parte ragione. pochi che sono rimasti, che ormai sono cantanti, cantautori ormai di una certa età, però quei pochi che ci abbiamo, meglio tenerli da conto. Sono d'accordo con te perché anch'io amo la musica di quel periodo, quindi quella attuale non mi piace. Questa attuale non piace neanche a me. No, Se ne neanche a me. salvano di questi giovani, nessuno proprio. Però ormai ti parlo di cantanti a 40, 50 anni in su, quelli che seguo. Sì, Questi è giovani di vero. oggi non mi piacciono proprio. No, neanche a me. Allora, a un certo punto Tobia incontra l'amore, incontra Margherita. E nasce una storia meravigliosa, una storia d'amore meravigliosa, molto tenera anche, secondo me, molto tenera. Margherita appartiene a una famiglia molto facoltosa, una famiglia di una classe molto elevata rispetto a quella di Tobia. Questo non influisce sull'amore che sboccia tra i due giovani, però a un certo punto comincia a pesare sulla famiglia di lei. Quando la famiglia di lei cerca di farla allontanare da Tobia, perché secondo loro lei non è, insomma, lui non è degno di frequentare la loro figlia. E questa è una cosa che purtroppo succede nella nostra società. Come mai hai affrontato questa tematica della disparità di classe sociale? Era Perché così purtroppo sì, nella realtà, era proprio così nella realtà, nella storia, era così, c'è una storia nella vera. storia Parte proprio sì, era così. Loro all'inizio della l'abbiamo storia. visto tutto, poi quando hanno visto queste divergenze, un po' anche i problemi che aveva Tobia, la famiglia un po' si è un po' ricreduta su quello che era all'inizio, perché Mi è all'inizio lui successo c'era veramente. Tobia, era stato ben visto dalla famiglia. Poi piano piano col tempo è scattato qualcosa che l'ha un po' piano piano cercati di allontanare. Però loro sono voluti sempre andare avanti con questa storia d'amore, se ne sono fregati del tutto, perché Infatti, sono due spiriti liberi, Tobia e Margherita. è bellissima questa cosa. E infatti ti volevo chiedere, tu credi nella forza dell'amore ancora oggi, ancora al giorno d'oggi, che dove oramai purtroppo le separazioni sono all'ordine del giorno, ma l'amore ha ancora una valenza nella nostra vita? Se uno ci tiene veramente una persona, sì, perché se ne frega dei giudizi e pregiudizi delle altre persone, perché una persona se sta bene con quella persona, gli altri non deve importare nulla. Poi dopo tra di loro quello che succede, se si dividono, l'importante è basta che purtroppo non arriviamo a quello che sentiamo dire, le notizie di tutti i giorni, a questi femminicidi, oppure in casi rari anche gli Esatto, uomini che vengono uccisi da donne. Però se due persone si vogliono bene, agli altri non deve interessare niente, se quelle due persone stanno d'accordo tra loro. sono d'accordo con te che quindi bisogna combattere, cioè se si ama veramente bisogna andare fino in fondo, costi quello che costi. Sì, infatti, poi se non si trovano bene, si dividono loro quando sa queste coppie quando sa il momento. Sì, beh, certo. L'importante è che non ci sia una fine tragica, come sappiamo già, come ti ho già detto, appunto. Come purtroppo accade, Però perché purtroppo dopo si capita, e anche molto capita. sì, è la realtà dei nostri giorni, infatti anche nei miei libri purtroppo si parla anche di questo. Poi non mi vergogno Ascolta. di dirlo, guarda, davanti a tutti pure, parliamo tanto dei popoli musulmani che fanno queste cose qui, ma noi siamo anche peggio. Ah sì, cioè non è che siano solo loro, per Sì, l'amor di Dio. Dice poi c'è tutta diciamo una tanto, guarda questi, guarda i situazione. musulmani, questo, fanno quest'altro, ma noi poi che siamo anche cristiani non siamo da meno, eh. Assolutamente no, con tutto quello che è successo nella storia, qui ci sarebbe da aprire un capitolo, ma Sì, comunque lasciamo appunto, la storia non ha insegnato niente, niente di perdere. No, niente a certe evidentemente persone. no. No, è vero. Ascolta, cambiamo un attimo argomento. Tu parli di una malattia. Tobia a un certo punto si ammala, questa sindrome di Ro-Road, non so se la pronuncio Road. correttamente, una malattia molto rara, ma anche molto insidiosa. Ce ne vuoi parlare? Sì, è una malattia che prende principalmente i bambini a un anno e mezzo fino a un massimo di 7-8 anni, che si sviluppa in quell'età lì e piano piano tende a crescere fino a raggiungere livelli di obesità, che sarebbe un'obesità infantile, e causa problemi di ipoventilazione, disfunzioni del cervello, malattie cardiache, e quindi uno si deve anche riguardare nei movimenti, deve stare attenti
a quello che mangia, non può correre più di tanto. Quando Tobia prenderà questa malattia dovrà avere molte precauzioni, molte Sì. attenzioni su tante cose, perché a un certo punto diventerà abbastanza robusto e dovrà Sì. perdere peso e non sarà facile. Ma con Margherita accanto lui è sempre positivo e ottimista e piano piano nel suo obiettivo ci riesce. Però non c'è nessuna cura per questa malattia. Se ho ben capito. Purtroppo è una malattia ancora oggi sì, sconosciuta, che non c'è nessuna cura. Tutt'al più se può causare problemi respiratori notturni, ci sono, diciamo, dei dispositivi apposta che ti permettono di non andare in apnea notturna, altrimenti uno rischia di morire nel sonno se non riesce a prendere il respiro. Caspita, è abbastanza E importante. possono portare anche a tumori, a tante cose, per quel Mamma che mia. poco che si sa. Tant'è Non avevo mai che sentito. quando mi è stata descritta di questa storia quella volta, mi hanno detto che ci sono circa 100 casi su circa una popolazione di circa 100 milioni di abitanti, quindi è una cosa molto rara. Molto raro, certo, ma molto insidioso. Sì. Allora, tu da anni porti avanti live e programmi di vario genere. Come sono nate queste live, queste trasmissioni, questi programmi? E di che cosa si tratta esattamente? Io lo so perché sono già stata intervistata da te, però vogliamo farlo sapere anche ai nostri ascoltatori. Sì, infatti lo stavo per dire pure che te che sei stato mio ospite. Comunque sì, sono nate nel 2020 durante il periodo del Covid, quando con una mia amica volevamo condurre delle presentazioni assieme, che poi purtroppo il Covid ha fermato entrambi, allora ci siamo detti di presentare i nostri libri online. Lo abbiamo fatto e ci siamo detti, visto che a noi questa serata è andata bene, visto tanta gente si vuole presentare qualche libro o qualcosa, perché magari a non creare un salotto culturale, qualcosa così dove ospitiamo gente? E l'abbiamo creato. Siamo andati avanti insieme a condurre questi salotti una volta a settimana, poi dopo siamo arrivati negli ultimi tempi, poi ci arriverò fino anche a due o tre dirette a settimana, dove presentiamo due ospiti a sera, o a volte anche tre o quattro, dove parliamo di libri. E con questa mia amica purtroppo c'è stato come sempre qualcuno che vuole rovinare sempre tutto, ci hanno detto che prendevamo soldi, cosa che non era affatto vera, e ci siamo divisi. E dopodiché sono andato avanti da solo, mi sono riorganizzato con altre persone. E adesso in queste tre edizioni, a questa parte, conduco sempre con Milena Bonvissuto il venerdì e con Sì, Patrizia Giardina e concordo. Marcello Bussoni il mercoledì. E quindi invitiamo anche qui questi scrittori, dove parliamo di questi libri, li facciamo venire a parlare di libri. Nel frattempo abbiamo inventato altri programmi pure, dove facciamo una sfida letteraria di libri pure, dove degli Sì, autori si sfidano, virgolette, a colpi di libri. questo lo Abbiamo so. inventato questo dove investiamo anche i cantanti, cantautori, È una quindi cosa un molto po' libri, un po' interessante. musica, facciamo un po' di tutto. Certo che è molto impegnativo, come riesci a conciliare il tuo lavoro con tutto questo? E più che altro, cioè, quando vado a casa dopo lavoro, mi metto al computer che preparo le dirette, oppure in pausa pranzo, se non so cosa fare, mi leggo nel frattempo i libri che gli autori mi mandano. Quindi un po' anche la sera dopo cena, se non ho le dirette, qualcosa leggo. E quindi in questi modi qui. Insomma, riesci a farcela. Allora, Sì, direi come che. faccio però a fare tutto, ci riesco, però non so neanche io più di tanto come ci riesco, ma se lo scopro finisce il segreto, quindi meglio che non lo scopro neanche io, eppure ci riesco. È la passione, credo, alla base di tutto, alla Sì, fine, quello se sì, la se la passione è quello sicuro. passione è fondamentale, altrimenti non fai niente, anche se uno è stanco, però se è appassionato a una cosa, comunque la stanchezza la vince e va avanti. Sì, per Volevo me, diciamo, chiederti. scrivere, anche fare queste dirette sono diventate come una droga, ma ormai mi danno dipendenza. Se non le faccio sento un po' la mancanza dopo un po'. Lì per lì Non c'è non paese. tanto, però dopo qualche tempo inizio a sentire un po' la mancanza della gente, dei libri. Si sente. Molta partecipazione a queste live. Ce n'è molte, sì, ormai da 4 anni a questa parte siamo arrivati a farne diverse, ho fatto più di 1.000 passa dirette, quindi partecipazione ce n'è molta. Mamma mia, Dopo è bellissimo. bello che tanti ospiti che sono venuti le prime volte, ogni volta che propongo cose vengono con nuovi libri. Una addirittura sono 6-7 volte che viene con 6-7 libri diversi. Poi Mamma mia. con alcuni si sono create anche delle bellissime amicizie, anche come con te, con altri ci siamo anche incontrati di persona e quindi è una bellissima esperienza è stata, No, che lo beh, è certo, ancora oggi. una bella esperienza, mi rendo conto, molto bella. Ascolta, siamo arrivati quasi alla fine di questa bellissima intervista. Ci hai parlato praticamente, ci hai spiegato molto del tuo libro, oltre non andiamo perché non si spoilera, perché chi vuole sapere deve leggere il libro, che ripeto, io consiglio a tutti perché è un libro che si legge veramente in Faccio modo molto rivedere. semplice. Fai vedere ancora la copertina che tra l'altro trovo bellissima.
Perché un lettore dovrebbe leggere il tuo romanzo? Perché è una storia, diciamo, come scusa? Ok, Scusa, ti interrompo un attimo. E qual è il messaggio che vuoi inviare? uno dovrebbe leggere il mio romanzo perché è un romanzo ricco di emozioni, di sentimenti, proprio perché è tratto da una storia, quindi se volete una storia che vi possa appassionare, emozionare, anche entusiasmare, ma anche un po' ridere, a volte anche piangere, questo è il romanzo che fa per voi, perché Anche c'è un piangere. po' di tutto, c'è. È vero, infatti io ho anche pianto, non lo nego, vabbè, io sono molto emotiva, però devo dire che insomma mi ha veramente così, in alcuni momenti basta, non dico altro. Ah. Come? Progetti futuri? Stai Progetti scrivendo? futuri, ho già diversi libri già pronti con le Mezzelane casa editrice, ne sto scrivendo nel frattempo sia altri sia da solo che in collaborazione e quindi ne ho già molti. Ho un libro ambientato che sarà ambientato nel futuro, un altro che è un fantasy tra passato e presente, che l'ho scritto proprio come nella Buon Vissuto, che adesso uscirà tra qualche tempo come self, Ah, interessante. quindi ne ho tanti. Ho delle fiabe rimaneggiate che ho scritto con una mia amica speaker, ho un altro libro tratto da una storia vera che ho scritto con un'altra mia amica, quindi ne ho a volontà. Tu salti da un genere all'altro senza nessun problema. Senza nessun problema, perché ormai ho letto tanti di quei generi e quindi mi piace sperimentarmi su più generi e portare avanti più generi anche assieme. Ma Oppure non è più generi e metterli facile, anche tutti in uno stesso libro. però. Ma ti aiuta anche la lettura, anche come lettore, quindi leggi di tutto. Leggo di tutto, dopo sì, dopo di mio sì, la fantasia non mi manca e dopo scrivo queste storie che sono sotto gli occhi di tutti in questi libri che escono. Interessantissimo. Ultima domanda, dove possiamo acquistare il tuo libro e in quali formati è stato pubblicato? Si possono trovare sullo store della casa editrice lemezzelane.eu oppure su tutti i store Amazon, IBS, Feltrinelli, la classica libreria sotto casa, oppure possono chiedere anche a me. Come nome e cognome mi trovano su Facebook, mi contattano, mi mandano un messaggio e lo spedisco anche con dedica personalizzata. Bellissimo, quindi allora dobbiamo invitare i nostri ascoltatori ad acquistare il tuo libro perché veramente vale la pena. Sì, quindi Allora, avete liberato la scelta, vedono loro dove ritengono opportuno. mostriamo ancora la copertina. Eccolo qua, lo faccio rivedere. La più bella estate della mia vita, Le Mezzelane Editore, Andrea Ansevini. Come avete sentito, il libro potete acquistarlo ovunque, quindi non c'è nessun problema, non vi resta che acquistarlo, io ve lo consiglio vivamente. Andrea, io ti Esatto. Ah, adesso che ci ringrazio. penso, non c'è il messaggio che trasmette il libro o che trasmette, che se vuoi te lo dico adesso, che mi è venuto in mente adesso, che non te l'ho detto. Dimmelo, dillo. Ok, il messaggio proprio è questo, che uno da questo libro non arrendersi mai davanti alle difficoltà e andare avanti qualsiasi cosa accada, perché la vita gli serve sempre un futuro, diciamo, davanti, quindi mai buttarsi giù, anzi, se non si riesce a farsi aiutare, darsi una mano, perché come dico sempre io, l'unione fa la forza. Sì, certo, io sono d'accordissimo con te perché ci sono momenti bui in cui ti sembra di essere caduto in un tunnel dal quale non riesci più a risalire e invece poi c'è sempre una seconda opportunità. Io dico sempre, chiusa una porta, ce ne sono altre che si aprono, no? Quindi è questo Esatto. che diciamo, è così. Senti Andrea, io ti ringrazio tantissimo per aver accettato il mio invito. E, niente, rinnovo per quanto riguarda gli ascoltatori l'invito ad acquistare il libro di Andrea perché è veramente molto interessante. Ti saluto, spero di vederti presto e saluto tutti gli spettatori e grazie ancora e grazie a Giuseppe che ci ha dato questa possibilità di registrare questa intervista. Grazie anche a te per l'invito, poi io mi associo a salutare tutti gli ascoltatori e già che ci sono, visto che tra poco ci siamo, saluto tutti quanti e anche a te, ma anche a Giuseppe, faccio gli auguri di Buon Natale e Buon Anno Nuovo Ah, già in è anticipo. vero, buon Natale, è vero, ormai ci siamo. Buon Natale a tutti. Mandiamo la Visto che siamo presentazione. in prossimità, quindi ringrazio tutti e vi auguro una Ecco, buona può essere serata a un tutti. regalo di Natale, quindi, invece di regalare Come no, altro. magari da metterlo sotto l'albero, perché no? Ecco, mettiamolo sotto l'albero, va bene. D'accordo, grazie ancora Andrea, mandiamo la presentazione. Ciao a tutti. Grazie a te Luisa, ciao! Ciao. Tobia, 15 anni, una vita davanti e tanta voglia di viverla. Abita con i suoi genitori a Pistoia, ma passa le vacanze nella casa dei nonni, nell'incantevole isola di Favignana e,
come i gabbiani il cui volo ama imitare, sprezzante del pericolo, si lancia dalla scogliera più alta, a picco sul mare. Come quella di ogni adolescente, la sua vita è scandita da grandi gioie e grandi dolori. La gita scolastica, il terribile incidente accaduto all'amico del cuore, il diario sul quale scrive i suoi segreti e i suoi pensieri. In sottofondo, le note della musica anni 70. Poi, i primi problemi di salute, le visite, le analisi, i viaggi in giro per l'Italia, in cerca di qualcuno in grado di formulare una diagnosi. Infine, la cocente verità, una malattia rara, terribile e semisconosciuta. Tobia si sente perso, ma ecco che la vita torna a sorridergli con gli occhi di Margherita, l'amore della sua vita. Lei sa capirlo e sostenerlo. In lei trova la forza di lottare, fino al giorno in cui il destino lo metterà di fronte a una nuova, durissima prova.